nella testa. Togli i libri, cosa resta? E bentrovati nella mia rubrica Libri brutti ma bellissimi. Una nuova rubrica in cui voglio consigliarvi dei libri da leggere che non rispecchiano per niente i canoni di alcuni stili di scrittura moderni, come la scrittura immersiva, ma sono sicuro che questi libri vi piaceranno, anche se, diciamocelo, verrebbero bocciati da tutti gli editor moderni. Allora, vediamo il primo di questi libri. La vita, istruzioni per l'uso, un romanzo scritto negli anni 70 nell'arco di 9 anni dal francese Georges Perec, uno scrittore esponente di una corrente letteraria, una corrente di cui faceva anche parte Italo Calvino, che si chiamava Ulipo. Perec era un personaggio un po' bizzarro, fanatico degli schemi, delle liste, degli archivi, un po' perché, come molti altri scrittori che non riescono a guadagnarsi da vivere solo scrivendo, lavorava come archivista. La vita, istruzioni per l'uso, è il suo capolavoro e uno dei suoi ultimi lavori, perché purtroppo Perec è morto a soli 46 anni, ma comunque questo è considerato il caposaldo della corrente Ulipo. Ma in cosa consisteva questa corrente? Gli aderenti all'Ulipo dovevano scrivere romanzi rispettando severissime regole di costrizione formale. Per esempio, il romanzo La scomparsa, sempre di Perec, è un romanzo scritto senza mai usare la lettera E, di 300 pagine. Perec, per scrivere La vita istruzioni per l'uso, ha adottato una serie di costrizioni formali molto pesanti e alcune anche segrete, tanto che sono state rivelate solo nel 1993 con la pubblicazione dei suoi quaderni originali, che vi invito a guardare. Il romanzo ruota attorno a un condominio, che si trova in Rue Simon Crubelier numero 11 a Parigi, una via che non esiste, e racconta ciò che accade in un solo istante, cioè alle 8 di sera del 23 giugno 1975. Il condominio ha 100 stanze e ogni capitolo è dedicato a una di queste stanze, ed è in genere suddiviso in due parti. Una prima parte che è una descrizione minuziosissima di ciò che c'è nella stanza, e la seconda parte che è una storia legata a un elemento che compare nella stanza. Tutte le storie sono legate tra loro, ma molte sono connesse alla storia di Percival Bartlebolt, uno dei 1400 personaggi. E Percival Bartlebolt è un miliardario che abita nel condominio e che decide, non dovendo lavorare, di dedicare la sua vita a escogitare un modo particolare per buttare via il suo tempo e i suoi soldi e tutto. Insomma, per 10 anni prende lezioni di acquarello e impara a dipingere bellissimi quadri. I successivi 20 anni li vuole impiegare a dipingere quadri in tutto il mondo e spedire i quadri a un artigiano perché li trasforma in puzzle. Per gli ultimi 20 anni, Bartlebolt avrebbe dovuto ricomporre i puzzle e rimandarli nel posto in cui sono stati dipinti perché questi vengano distrutti. Riuscirà il nostro Bartlebolt a compiere questa impresa complicatissima e inutile? Il romanzo ruota un po' attorno a questa domanda. Voglio mostrarvi la particolarità di questo romanzo, cioè le regole segrete che Perec ha usato per scriverlo. Allora, i capitoli descrivono le stanze, ma che ordine dare ai capitoli? Perec si inventa un ordine che si rifà al cammino del cavallo, cioè mette tutte le stanze in una scacchiera 10x10 e muove il cavallo in modo tale che questo tocchi le caselle una e una sola volta. Ci mette anni a trovare questo percorso e ammette lui stesso di riuscirci un po' per fortuna. Volontariamente salta una casella di quelle 100 e quindi i capitoli non sono 100 ma 99 e lo fa per lasciare una specie di easter egg, cioè una nota di imperfezione tipica di chi seguiva la corrente di Ulipo. Per decidere come raccontare le scene, si inventa 42 liste di 10 elementi appartenenti ad altrettante categorie, come ad esempio musica, che contiene musica antica, classica, jazz, eccetera, fino a 10, oppure anche categorie astratte come lunghezza del capitolo, che contiene qualche riga, una pagina, due pagine, e decide che ogni capitolo deve contenere un elemento di ogni categoria. Per scegliere gli elementi, inventa un metodo basato su calcoli matematici, su cui non mi dilungo, ma che gli permette di creare 99 combinazioni uniche di questi 42 elementi e che costituiscono l'ossatura dell'intero capitolo. Per esempio, il capitolo 58 ha gli elementi, tra gli altri che non vi dico, stare inginocchiati e leggere. E infatti ci sono due personaggi che sono padre e figlia, il papà legge il giornale e la figlia sta in ginocchio sul pavimento.
brutte. Quindi capite l'idea, no? Insomma, Perec ha creato una macchina creativa che gli ha permesso di scrivere descrizioni uniche e storie particolari ispirandosi solo da questi elementi scelti in modo complicatissimo. Questo procedimento era tipico di chi osservava le regole di Ulipo. Per concludere, ecco le storie che vi avevo promesso. Il capitolo 25 racconta di un antropologo che rincorre in maniera disperata una tribù indigena di Sumatra che non vuole saperne di comunicare con lui. E che fine farà questo povero antropologo? Il capitolo 74 contiene la descrizione di un passaggio segreto che si trova sotto l'ascensore che porta in un mondo popolato da ciclopi artigiani che fabbricano spade e scudi e che cosa fanno in mente? Boh. Concludo dicendo che, anche sfogliando il romanzo, si notano piccoli inserti, come finte pubblicità, finte bibliografie, liste di oggetti, cruciverba, cioè campionari di negozi, tutto connesso con gli abitanti del condominio. Anche questo aspetto rende il romanzo unico e irresistibile, e per questo io ve lo consiglio, leggetelo, leggete questo capolavoro, e spero che vi piaccia quanto è piaciuto a me. Grazie per aver ascoltato la mia rubrica e al prossimo appuntamento di Romanzi Brutti, ma Bellissimi. Ciao! Leggi e scrivi responsabilmente.